Come siete belli? Sorridete? Fate un bel sorriso? Fatemi vedere i denti? Alleluia. Bello, mi è piaciuto Jacopo quello che hai detto, raccogliendo l'offerta. Interessante, vero, eh? Noi siamo il risultato di quello che pensiamo. Certo, se noi siamo pieni di parola di Dio, se siamo pieni dei valori di Dio, quando arrivano le pressioni che spremono la nostra vita, quello che esce è parola di Dio. Quello che esce è tutto ciò che abbiamo costruito nel nostro cuore con la parola di Dio, con i valori di Dio, con i principi del regno di Dio. E invece se ci riempiamo di altre cose, quando arrivano le pressioni della vita, quello che esce è paura, dubbio, incertezza, incredulità. Ecco perché Dio ci esorta, e Dio esortava Giosuè nel libro appunto di Giosuè, quando gli dice: Giosuè, tu devi essere forte, devi essere molto coraggioso, però aggiunge, questo libro non si allontani mai dalla tua bocca, non si allontani mai da te. Quindi se vuoi essere forte, se vuoi essere coraggioso nella vita, il libro deve essere dentro di te. Non deve essere solo nelle tue mani, ma il libro deve entrare dentro di te. C'era un profeta, mi sembra proprio Geremia, che simbolicamente ha mangiato la parola di Dio. E la parola di Dio dice che la parola è come il miele, che è dolce al nostro palato. La parola va mangiata, va assorbita nella nostra vita, proprio perché nel momento in cui le difficoltà si presentano davanti a noi, noi dobbiamo avere la parola che esce dalla nostra bocca, e non solo, ma anche da tutti i pori della nostra pelle. La parola di Dio. La parola di Dio che è in grado di edificare la nostra vita, le nostre anime, e di sostenerci in ogni tempo e in ogni circostanza della vita. Bene, io questa mattina voglio parlarvi di soluzioni soprannaturali. Vi piace? Vi piace avere soluzioni soprannaturali? È certo che ci piace avere soluzioni soprannaturali. Allora una persona potrebbe pensare, caspita, soluzione soprannaturale, arriva, come si chiama, Mary Poppins, che tira fuori dalla sua borsa, c'aveva la bacchetta magica Mary Poppins, no? Comunque Mary Poppins che in 4-4-8 mette tutto a posto. Ecco qua la soluzione soprannaturale. No, non sto parlando di queste soluzioni soprannaturali, sto parlando di soluzioni soprannaturali che hanno a che fare con una persona che è il re dei re, il signore dei signori. E le soluzioni soprannaturali, cioè che camminano sopra tutto ciò che è naturale, vengono dal cielo. E quindi, siccome noi siamo stati fatti alla stessa immagine e somiglianza di Dio, siamo esseri eterni, Dio ci ha dato accesso al soprannaturale. Ci credete? Dio ci ha dato accesso al soprannaturale. Meno male che non dobbiamo vivere su questa terra solamente con elementi naturali, ma abbiamo una riserva soprannaturale che viene dal cielo. E quindi Dio ha delle soluzioni soprannaturali per la nostra vita. Per spiegarvi meglio questo concetto, voglio dirvi innanzitutto che cos'è una soluzione. Cos'è una soluzione? Cos'è una soluzione? La soluzione è rispondere alla domanda iniziale. Quindi la soluzione risponde a una domanda. Voi prendete appunti, intanto io bevo un goccio d'acqua. La soluzione risponde alla domanda iniziale. La soluzione è avere in mano l'esito finale. Può essere la soluzione da una crisi. La soluzione è superare una fase acuta. E la soluzione è essere liberati da un debito, di qualsiasi tipo. Ecco che cos'è una soluzione. Allora, per avere accesso a queste soluzioni soprannaturali, dobbiamo sapere una cosa, che noi, popolo occidentale, siamo stati così tanto civilizzati che siamo andati molto al di là
della semplice natura che Dio ci ha dato. Dio ci ha dato una natura semplice e ci ha dato un cuore semplice. E ci ha dato un cuore che crede. Perché se voi ci pensate, quando un bambino è piccolo e voi gli dite qualsiasi cosa voi diciate ad un bambino, quel bambino cosa fa? Crede, non mette in dubbio. Non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di mettere in dubbio ciò che voi gli state dicendo. Ecco, Dio ci ha dato un cuore così, semplice. Ecco perché Gesù ha detto, se voi non ritornate come piccoli fanciulli, non potete entrare nel regno di Dio. Perché il regno di Dio si vede con gli occhi del cuore di un piccolo fanciullo. E noi non dobbiamo perdere la semplicità del nostro cuore, riempiendolo di concetti, precetti, prescrizioni e idee che non hanno niente a che fare con il credere semplice, di un cuore semplice che viene edificato, nutrito da una parola semplice, che è la parola di Dio. Infatti molte persone non ricevono il Vangelo, sapete perché? Perché è troppo semplice. Pensiamo di dover complicare le cose per poter ricevere qualcosa da Dio e quindi siccome è troppo facile, molte volte le persone non credono, ma il Vangelo è semplice. Infatti Gesù ha detto, io ho nascosto queste cose ai saggi, agli intelligenti di questo mondo, ma le ho rivelate a chi? Ai piccoli fanciulli. A quelli che hanno un cuore semplice. Questo è il motivo perché in nazioni poco civilizzate, cioè che sono state poco strutturate mentalmente, è molto più facile predicare il Vangelo e vedere gli effetti del Vangelo. Perché? Perché sono semplici. Perché hanno un cuore semplice. Quello che tu dici, loro lo credono. E lo fanno. Amen. E allora andiamo al primo episodio che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 4. Andiamo al versetto 35. Ora, in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E i discepoli, ci siete? Marco 4,35, e i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era, nella barca, e con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli, Gesù, che era sulla barca con loro, intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli destatosi sgridò il vento e disse al mare, «Taci e calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, «Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete la fede? Come mai siete così paurosi? Perché avete paura? Dov'è la vostra fede?» Allora, la soluzione a questo problema è che Gesù si è alzato in mezzo alla tempesta, ha sgridato il vento, ha detto al mare di calmarsi e tutto si è acquietato. Ma la domanda non arriva dai discepoli, ma arriva da Gesù e la domanda è, come mai siete così paurosi? Come mai avete paura pur sapendo che io sono qui sulla barca insieme a voi? Come mai la paura ha invaso così tanto il vostro cuore da non vedere che io sono qui sulla barca? E la domanda dei discepoli, perché una domanda la fanno anche loro, è, prima lo svegliano, svegliati Gesù, e poi gli dicono, Gesù, ma non te ne importa niente che noi periamo? Forse non avevano ancora letto, perché non era ancora stato scritto, il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, al versetto 16, dove Gesù dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui, e qui usa la stessa parola, non perisca, ma abbia vita eterna.
Quindi la risposta alla loro domanda è: Dio ha tanto amato il mondo e gli importa che tu non perisca. Perisca non è soltanto, cioè perire è diverso che morire. Perire vuol dire essere sopraffatti da qualcosa di pesante, come una sciagura, una cosa brutta. Perire vuol dire andare in rovina, ecco. Perire vuol dire andare in rovina. Perire vuole anche dire morire piano piano, lentamente. E la domanda dei discepoli è: Signore, ma non ti interessa che noi stiamo morendo? Non ti interessa che stiamo andando in rovina? Non ti interessa che stiamo morendo piano piano? Non sei interessato alle nostre vite? E Gesù dice: ma come mai? Come mai avete il cuore così pieno di paura? Eppure avevano appena lasciato un paese dove avevano visto segni, miracoli e prodigi. Avevano appena lasciato la gloria di un grande risveglio, dove i malati venivano guariti, dove le persone venivano salvate. Avevano appena vissuto questo, avevano appena visto Gesù fare cose meravigliose, e poi subito dopo, perché le onde del mare si infuriano, loro mettono in discussione il fatto che Gesù sia interessato alla loro stessa vita. L'avevano visto sfamare le folle, l'avevano visto prendersi cura addirittura di che cosa le persone potevano mangiare, quindi provvedere pani e pesci, eppure in un momento in cui le onde si innalzano, loro dicono: Signore, non ti interessa che noi periamo? Non sei interessato alle nostre vite? Non vi siete mai fatti questa domanda? O non vi hanno mai fatto questa domanda? Ma Dio vede quello che succede? Ma Dio vede cosa sto vivendo io? Gesù dice: ma come mai? Non solo avete il cuore pieno di paura, ma come mai non avete la fede? Eppure ve l'ho insegnata, ve l'ho dimostrata. Ora noi pensiamo alla fede, la fede che sposta le montagne. Molti si impegnano a spostare le montagne. Vediamo se arriva una soluzione finale a questo problema stamattina, perché non posso predicare con la caramella in bocca, sennò la faccio a qualcuno. Non è il caso. Allora, dov'ero? Dai, vediamo se siete attenti. Dov'ero? 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 La fede che sposta le montagne, no? Allora noi ci sforziamo di spostare le montagne. Andiamo davanti alle montagne e comandiamo alle montagne di spostarsi. Certo che se dovesse funzionare, l'aspetto geografico del mondo sarebbe già cambiato di brutto, perché se tutti noi dovessimo andare in giro a spostare montagne, ci sarebbe un terremoto ogni giorno. Pensate a una montagna che si sposta, che cosa succede sulla terra e sotto la terra. Spostare le montagne significa spostare le montagne della nostra incredulità e dei nostri dubbi. E siamo noi che dobbiamo dire alle montagne dei dubbi e dell'incredulità che sono nella nostra vita e nel nostro cuore: spostati e gettati nel mare, non ti voglio più trovare. Spostati e gettati nel mare, perché queste montagne di dubbi e di incredulità si preparano davanti al nostro cuore semplice e vogliono mettere radici dentro il nostro cuore semplice. Dillo: io ho un cuore semplice, io ho un cuore da fanciullo, io credo come un fanciullo, la mia fede è semplice. Amen. E quindi Gesù sta parlando di quella fede che sposta i nostri dubbi. E tu devi avere fede non nei miracoli, non nei miracoli. Vedete che loro avevano visto miracoli, appena prima avevano visto miracoli, ma questo non ha cambiato il loro atteggiamento. Non è questione di avere fede nei miracoli, ma in colui, è questione di avere fede in colui che è sulla barca con te e che ti sta dando un grande esempio. E cioè quale? Che sta dormendo mentre il mare è in tempesta. Alleluia. Mentre le onde si infuriano, Gesù dorme su un guanciale.
Neanche si è accorto che le onde stavano infuriando. Neanche soffriva di mal di mare. Non fede nei miracoli, ma fede in colui che è sulla barca insieme a te. Amen. Perché i miracoli non cambiano le persone. I miracoli non cambiano le persone. Noi abbiamo visto miracoli in questa chiesa a persone, fatti avvenuti su persone che avrebbero dovuto mettere sotto sopra il mondo per quello che hanno ricevuto, eppure non le abbiamo più viste. Le ha cambiate il miracolo? No. Quello che cambia è la relazione che tu hai con colui che fa i miracoli. È quello che fa la differenza. Cosa ha detto Gesù quando ha guarito i 10 lebbrosi? Ne ha guariti 10, solo uno è tornato indietro a ringraziarlo. E lui cosa ha detto? Dove sono gli altri 9? Dove sono gli altri 9? E poi Gesù ha anche detto, voi venite da me perché volete ricevere il pane che vi sfama, vi toglie la fame in questo momento, ma non volete prendere il pane, il vero pane che viene dal cielo, che sono io. E se voi mangiate questo pane, non avrete più fame. Amen. Quindi fede in colui che fa i miracoli, non nei miracoli. A volte pensiamo che se ci sono miracoli evidenti, eclatanti, allora se ci sono questi miracoli, il Vangelo sarà creduto, il Vangelo sarà autentico. Ma sapete, Gesù non è venuto su questa terra a fare miracoli per dimostrarci che lui era Dio. Perché allora se fosse così, vuol dire che l'interesse di Dio e l'interesse di Gesù sarebbe solamente quello di avere tante persone che gli danno gloria perché lui è potente e fa miracoli. Ma l'interesse di Dio e l'interesse di Gesù era quello di venire sulla terra a fare miracoli perché? Perché Dio non vuole che noi periamo. Perché Dio ci ama. Perché a Dio interessa il fatto che tu non soffra, che tu non stia male. A Dio non ha mandato Gesù a fare miracoli per dire se fai i miracoli crederanno e allora io avrò la mia platea del cielo piena di gente che mi acclamerà e che mi darà gloria. Non è questo il motivo per cui Dio fa miracoli. Dio fa miracoli, ha fatto miracoli e continuerà a fare miracoli perché ha compassione di noi. Perché ha compassione di te. Non l'ha fatto per dare credito al Vangelo. Ed è bene che noi entriamo in questa mentalità perché così saremo liberi, ancora più liberi di annunciare un Vangelo di potenza e di miracoli. Perché saremo liberati dal fatto se il miracolo non avviene. Avete mai provato a pregare per una persona e dire se io prego per questa persona che è malata, però se poi non succede niente dirà che il mio Dio non è vero, dirà che il mio Dio non fa miracoli. Ma il Vangelo non è accreditato dai miracoli, il Vangelo è accreditato da colui che fa i miracoli. E il Vangelo non è limitato dai miracoli, la buona novella non è limitata dai miracoli. I miracoli sono una parte del Vangelo, ma non sono il Vangelo stesso. Il Vangelo è la mentalità del regno di Dio, è la gloria di Dio, è il cielo, è la persona di Dio stesso. Lui è la nostra buona novella. Amen? Quindi non dobbiamo più avere paura quando preghiamo per qualcuno e pensare se non succede niente, perché tu comunque stai annunciando il Vangelo del Regno di Dio. E il Vangelo del Regno di Dio è tutto, non è solo i miracoli. E la nostra audacia e la nostra franchezza aumenta. Perché? Perché Dio è presente, sempre. Sempre, ho detto sempre, ho detto sempre, ho detto sempre. La malattia non è l'ultimo male e la malattia non è l'ultimo bene. Mi seguite?
La malattia non è l'ultimo male e la malattia non è l'ultimo bene. Quando vi dico che la malattia non è l'ultimo male, vi sto dicendo che non è la cosa peggiore che ci può succedere. Perché il diavolo che ha messo le malattie sulla terra sa o non sa che noi siamo esseri eterni, che il meglio, nel gergo umano dovremmo dire il peggio, ma il meglio che ci può succedere è morire e andare in cielo. Cioè, per noi la morte non è la fine di tutto, giusto? Se stiamo bene, siamo in buona salute, siamo guariti, gloria a Dio. Se andiamo in cielo, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo diceva, per me il vivere è Cristo e morire è guadagno. Questo non vuol dire che dobbiamo accettare la malattia, ma questo vuol dire che la malattia non è la fine di tutto, non è l'ultimo male, ma non è neanche l'ultimo bene. Cioè che se ricevi la guarigione finisce tutto là, perché sennò fai come i 10 lebbrosi, che non torni mai indietro a ringraziare Dio. Quante volte Gesù ha guarito delle persone che poi non sono tornate indietro a ringraziarle? E Gesù che cosa ha detto? A che serve l'uomo se guadagna tutto il mondo ma poi perde, che cosa? La sua anima. Quindi, quando noi leggiamo dei miracoli nel Vangelo, quando noi parliamo di miracoli in mezzo a noi, noi dobbiamo leggere questi miracoli come segni del suo sguardo d'amore. Sono segni del suo sguardo d'amore, non sono segni per dimostrare che lui è potente e per dire io sono Dio e voi siete uomini, ma sono segni che ci fanno incontrare il suo sguardo d'amore. Ed ecco perché quando noi preghiamo per qualcuno, la fede opera attraverso l'amore. La fede opera attraverso l'amore. La fede opera attraverso l'amore. Tutta la vita di Gesù è stata segnata da questo. Lui operava con fede perché era mosso dall'amore. Il motivo per cui Gesù è venuto sulla terra è perché Dio ha amato. Amato il mondo. Quindi alla domanda dei discepoli, Gesù, ma non ti importa che noi perdiamo, non ti importa che stiamo andando in rovina, non ti importa che stiamo andando in malora? Gesù dice, ma come mai non avete fede? Come mai non vedete che sono sulla barca con voi? Come mai non vi siete alzati voi a sgridare il vento e la tempesta? Come mai non avete usato la vostra fede? E quando Gesù ha parlato al mare e alla tempesta, che cosa è successo? Che improvvisamente un mare che era in burrasca si è fatto calmo e piatto come una tavola. La definizione di gran bonaccia è un mare calmo e piatto come una tavola. È presente il mare d'estate la mattina presto quando è piatto, piatto, non fa neanche una piccola ondina? All'improvviso il mare si è fatto calmo. Riconosci che Gesù è sulla barca insieme a te. Qual è la soluzione soprannaturale a questa domanda? Qual è la soluzione soprannaturale a questa domanda? Riconosci che Gesù è sulla barca con te. Riconosci che a lui gli importa che tu non perisca. Riconosci che tu puoi alzarti e sgridare la tempesta nella tua vita. E ordinare al mare di calmarsi e ordinare al vento di fermarsi. Riconosci queste cose. E poi ricordati che Gesù dormiva sulla barca. Perché la fede, cosa fa? Cosa fa la fede? Riposa. Riposa. Del resto su una barca, se tu ti agiti, su una barca agitata dal vento, se tu ti agiti, te ne vai a picco più velocemente. Se rimani calmo nella tempesta, tutto si acquieterà. Amen? Altro episodio. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 21. Lo
Lo leggo dall'inizio. Qui Gesù è già morto, è già resuscitato. Prima di salire in cielo si fa vedere diverse volte dai suoi discepoli. E una di queste volte in cui lui si fa vedere prima di andare definitivamente in cielo è qui, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21. E leggiamo: dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Ora, la situazione è questa: Gesù è morto, loro lo hanno visto crocifiggere, hanno sentito che Gesù è risorto, l'avevano già visto risorgere, però prima che Gesù ascendesse in cielo sono passati un po' di giorni e loro lo hanno visto sporadicamente. Provate a immaginare che loro hanno visto Gesù morire, l'hanno visto risuscitare, hanno saputo che è risorto, poi ci sono stati giorni di silenzio e in questi giorni di silenzio ci saranno stati tanti punti di domanda nella loro testa. Ma adesso che cosa dobbiamo fare? Ok, Gesù è morto, ci ha fatto vedere tante cose, ci ha detto che doveva far venire il regno di Dio, però noi questo regno di Dio qui sulla terra ancora non lo vediamo. Ci ha detto che dovevamo essere suoi discepoli. Pietro si sarà ricordato che Gesù gli ha detto: tu sarai pescatore di uomini. Ma io ancora non sto vedendo niente di tutto questo. Che cosa ne sarà della nostra vita? Abbiamo passato 3 anni a seguirlo, abbiamo lasciato le nostre barche, abbiamo lasciato le nostre reti, abbiamo seguito Gesù. Adesso ci troviamo in questa situazione dove non sappiamo che cosa fare. Io non so cosa fare. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Pensa Pietro: vado a pescare. Quello so fare, quello faccio. L'avrà fatto perché aveva un bisogno economico, l'avrà fatto perché voleva capire che cosa Dio voleva da lui, l'avrà fatto perché doveva ammazzare il tempo, l'avrà fatto perché aveva un grosso punto di domanda nella testa. La Bibbia non ce lo dice, però era una situazione di stallo, una situazione nella quale è proprio, sapete i fumetti con quando c'è il punto di domanda sopra la testa? Ecco, con un punto di domanda. E adesso cosa facciamo noi? Vi siete mai trovati in una situazione di questo genere? E adesso che cosa faccio? Come faccio a risolvere questo problema? Ci vuole una soluzione soprannaturale. Ma vedete, la soluzione soprannaturale qui non era tanto dettata dal fatto di un bisogno finanziario, perché la Bibbia non parla di questo. Io credo che la soluzione soprannaturale in questo contesto fosse il fatto che loro avevano un grosso punto di domanda nella testa e stavano cercando delle soluzioni a che cosa dobbiamo fare della nostra vita e si sono messi in movimento per fare almeno quello che conoscevano, cioè andare a pescare. Quando Simon Pietro dice: io vado a pescare, gli altri discepoli dicono: noi veniamo con te. Forse Pietro si ricordava di un altro episodio che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 5, dove Gesù gli fa fare una pesca miracolosa. Anche lì loro erano andati a pescare. Leggiamolo un attimo, Luca 5. Versetto 4. Davide, preparati. Quando ebbe finito di parlare, Gesù disse a Simone Pietro, quello di cui stavamo parlando prima: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: maestro, maestro, tu sei un maestro, però maestro, io sono un pescatore e ti dico che ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Siamo stati in mare tutta la notte e non abbiamo preso neanche un pesce. Però, alla
tua parola, io getto le mie reti. I pescatori sono tornati, non hanno preso nulla, ma Gesù è sulla riva ad aspettarli. Prima insegna alla folla, poi dice a Simone: getta le tue reti in mezzo al mare, 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 mare. E Simone al Signore: è tutta la notte che peschiamo e non abbiamo preso neanche un pesce. Però, però, alla tua parola, Signore, getto le mie reti. 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 E tutti giganti, uomini grandi, con la tua parola. Pietro si sarà ricordato che quella volta lì Gesù gli ha fatto fare una pesca miracolosa. E quando gli ha detto buttate le reti, hanno preso una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano, non riuscivano neanche a portarle a riva e hanno dovuto chiedere aiuto ad altre persone per portare a riva i pesci. Ma questo era un episodio, Gesù era lì con loro. Ed era una storia diversa, ma quella che abbiamo visto in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, è siamo in una fase diversa della loro vita. Dite fase diversa. Siamo in una fase diversa della loro vita, capite? Perché là era la fase dove loro stavano seguendo Gesù, dove Gesù era presente in mezzo a loro fisicamente, dove Gesù era vicino a loro, insegnava loro ogni giorno, era proprio la fase iniziale. E loro vedevano Gesù fare miracoli, fare cose, ma non è che si rendessero tanto conto di tutto quello che c'era dietro questo maestro che loro stavano seguendo. Però in questa fase della loro vita, e in particolare della vita di Simone e di Pietro, questa pesca, questo suo andare a pescare, ha tutto un altro significato. Ha il significato che lui si sta ponendo una domanda e ha bisogno di una soluzione. E cioè Gesù in quell'occasione lì, quella che abbiamo sentito di Luca 5, è in quell'occasione che Pietro è rimasto stupito da questa pesca e Gesù gli ha detto: Pietro, io ti dico una cosa, da ora in poi io ti faccio pescatore di uomini. Forse non ha capito bene che cosa Gesù voleva dire in quel momento. Spegnete i cellulari, grazie. Ma in Giovanni 21, quando Pietro se ne va a pescare, con quel punto di domanda nella sua testa, si stava chiedendo: Gesù mi ha detto che io sarei diventato pescatore di uomini, ma qua io sto tornando a pescare pesci. Le cose non sono cambiate rispetto a quello che stavo facendo prima. Che cosa è cambiato nella mia vita? Sembra che tutto sia ancora come prima, non cambia niente. Dov'è la soluzione soprannaturale al mio problema? Dov'è la soluzione soprannaturale? Dov'è la risposta a questo punto di domanda che c'è nella mia testa? E mentre loro escono per pescare, tornano indietro e non hanno preso nulla, neanche questa volta. Gesù è di nuovo sulla riva ad aspettarli. E sapete cosa ha fatto Gesù? Ha preparato pane e pesce. Preparato pane e pesce per lui e per gli altri. E poi fa una domanda ai discepoli, dice: cosa avete preso? Avete preso dei pesci? E loro rispondono: non abbiamo preso niente. Gesù dice, però loro non lo sapevano che era Gesù, era un uomo secondo loro. Dice: buttate la rete dalla parte destra della barca. Loro buttano la rete dalla parte destra della barca e prendono 153 grossi pesci. In quel momento
i loro occhi si aprono, perché improvvisamente la memoria spirituale si accende e si ricordano della pesca miracolosa. È il Signore! Pietro, impulsivo della situazione, si butta in mare perché era nudo e non voleva farsi vedere nudo da Gesù. Poi però risale sulla barca nudo, perché i vestiti in mare sicuro non li ha trovati, risale sulla barca e porta verso riva queste reti piene di pesci. E si rendono conto che Gesù aveva già preparato pane e pesci per loro e dice a loro: venite a fare colazione. Ma Gesù, siamo qua che non sappiamo cosa fare. Non ci hai lasciato delle indicazioni precise. Prima mi dici che sono un pescatore di uomini, poi mi ritrovo di nuovo a pescare pesci. Esco a pescare di notte e di nuovo non pesco nulla. Non so cosa ne sarà della mia vita. Ho iniziato il mio cammino con te. Ti ho visto fare e ho fatto insieme a te cose meravigliose e potenti. Adesso mi ritrovo qui che mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni e non sto facendo niente. Sono tornato alla vita di prima, la mia vita. Dov'è il soprannaturale nella mia vita? Dove sono i cambiamenti che mi hai promesso? Dove sono le stagioni di gloria che mi hai promesso che ci sarebbero state davanti a me? Dove vado a finire io con la mia vita? E tu adesso mi dici: vieni a fare colazione. Scusa, non avresti una soluzione più immediata piuttosto che invitarmi a colazione? Amen. Non avresti una soluzione più immediata? E Gesù dice: vieni a fare colazione con me, siediti e mangia. A me piace Gesù, perché ci invita sempre a cena, eh? È un po' meridionale in questa cosa. Quando dice: io sto alla porta e busso, chiunque ode apre, io entrerò e che cosa faccio? Cenerò con lui. Allora è un vizio. E poi va da Zaccheo e gli dice: Zaccheo, vieni giù perché oggi vengo a mangiare a casa tua, di nuovo. E adesso qui venite a fare colazione. Allora vi racconto un episodio velocemente, perché magari alcuni di voi lo sanno già, altri non lo sanno. Se lo sapete già, lo riascoltate, perché edifica la fede questa cosa. Quando anni fa eravamo nella chiesa a Quartogiaro, in quel piccolo locale, abbiamo lottato per anni per cambiare posto, perché era troppo piccolo ed era troppo, diciamo così, fatiscente, no? E la nostra speranza era quella di allargare i nostri confini prendendo un capannone che era alle nostre spalle nello stesso piazzale dello stesso proprietario della casa. E questo proprietario della casa, che era chiaramente, continuava a dirci: sì sì, ma lo do a voi, ma non vi preoccupate, lo do a voi, facciamo il prezzo di qua, di là, di su, di giù. Insomma, ci ha tenuto in ballo per un bel po' di anni con questa cosa, un po' perché all'inizio noi non eravamo pronti per fare il passo. Quando finalmente noi siamo stati pronti per fare il passo, lui ha giocato a rimpallo col prezzo per 2 o 3 volte, fino a che l'ultima volta, pronti per firmare il contratto d'affitto, lui ha ribaltato la situazione e ha aumentato il prezzo quasi del doppio, al che il pastore Angelo si è arrabbiato e gli ha detto: senti, sai cosa ti dico? Tieniti il tuo capannone, ciao. E ha piantato lì la trattativa. Problema: noi per anni abbiamo sviluppato la nostra chiesa e il nostro desiderio, il nostro sogno di avere questa grande chiesa a Quartogiaro, vicino al Metropoli. E ci abbiamo lavorato su per tanto tempo su questo. La chiesa era stata guidata, ai credenti era stato insegnato, era stato impartito il fatto che noi dovevamo stare lì a Quartogiaro. Era la visione della chiesa. Quindi cade questo sogno, cade questo, e tu ti chiedi: io adesso devo andare davanti alla mia gente a dirgli, stavo scherzando, tutto quello che vi ho detto fino adesso, dimenticatevelo. Qua non si può fare niente, non trovavamo altri locali in zona. Io e il pastore Angelo avevamo il cuore sotto i piedi, e forse anche di più. Perché eravamo tristi, ma non solo, amareggiati, ma non solo, delusi,
Ma non solo, forse ci stavamo facendo quella domanda e stavamo facendo quella domanda a Gesù, ma non ti importa che noi periamo? E Dio che cosa ci ha detto? Ci ha detto: venite a fare colazione con me. Prendetevi una vacanza e venite a fare colazione con me. L'ultima cosa che avrei voluto fare era andare in vacanza e fare colazione così spensieratamente. Perché? Perché quando tu sei preoccupato, che cosa vuoi fare? Vuoi risolvere i problemi. Vuoi trovare una soluzione. E quindi la condizione del riposo, la condizione di sederti e stare fermo, ti viene scomoda, perché tu vuoi trovare una soluzione. Ma Dio ci ha detto: mollate tutto, prendetevi dei giorni di vacanza e venite a fare colazione con me. E noi abbiamo dovuto obbedire. E siamo andati in vacanza, è stata la settimana più brutta della mia vita. Altro che vacanza. Non aveva niente della vacanza. Pur essendo in un posto bellissimo, mi sembrava tutto bruttissimo, tutto tristissimo, tutto insignificante. Perché? Perché per una persona che ha un sogno, che ha una visione, tu diventi una cosa stessa con quel sogno e quella visione. Tutto il resto per te non ha più nessuna importanza. E siamo stati quella settimana in vacanza e noi pensavamo: magari torniamo e il proprietario ha cambiato idea. Ma che soluzioni soprannaturali? Dio avrà una soluzione soprannaturale, no? Magari torniamo e qualcuno ci ha mandato 200.000 euro da qualche parte del mondo, troviamo i soldi, con i soldi si può fare tutto, siete d'accordo? Questa potrebbe essere una soluzione soprannaturale. Magari torniamo e vendetta, tremenda vendetta, il proprietario, vabbè non lo dico, va. Non lo diciamo, Laura? Ci ha fatto sudare, Torniamo, non era cambiato assolutamente niente, tranne cosa, che il pastore Fabio, che abitava qui di fronte, ci dice: c'è uno stabile che affittano di fronte a casa mia, perché non andiamo a vederlo? Premetto che ne avevamo visti 200.000 intanto negli anni. Addirittura una volta il pastore Angelo ha telefonato per un posto, si parlava ancora in lire, e questo gli fa: quanto volete di questo posto? E quello gli fa: 5 miliardi. E il pastore Angelo: beh, fino a 3 ci posso arrivare. Allora il pastore Fabio ci dice: perché non lo andiamo a vedere? Noi subito: no, a Baranzate, cosa andiamo a fare a Baranzate? No, noi vogliamo stare a Quartogiaro. Beh, però andiamolo a vedere, dai, magari ci facciamo un'idea anche dei prezzi, e va bene, andiamolo a vedere. E siamo venuti a vedere questo locale che ovviamente non era così, ma era un capannone adibito a magazzino di materiale elettrico, quindi chiaramente aveva tutt'altro che questo aspetto, però appena sono entrata mi sono innamorata di questo posto. Perché era bello luminoso, c'erano tante finestre, c'era spazio. E comunque, per farla breve, oggi siamo qui. Dov'era la soluzione soprannaturale? Nel fatto che Dio ha detto: ti sei messo a cercare a destra e a manca, lascia che te lo cerco io il locale, adesso te lo faccio trovare io il locale. Siediti, stai fermo, che la soluzione soprannaturale è nelle mie mani. Ce l'ho io. Ce l'ho io la soluzione soprannaturale. E questo posto è soprannaturale, perché la prossima puntata vi racconterò anche come siamo entrati qua in modo soprannaturale. Quindi Dio ha delle soluzioni soprannaturali. Amen. Quindi Pietro e tutti gli altri si accorgono che Gesù ha preparato il pesce e il pane, e poi dice a loro: datemi anche dei pesci che avete pescato voi. Interessante. Molto interessante. Allora, Gesù aveva già il pane e aveva già i pesci, però dice a loro: datemi anche quello che avete pescato voi. Perché? Forse Gesù non ne aveva preparati abbastanza? No, perché Gesù vuole sempre renderci partecipi delle cose che lui fa. Lui fa e noi facciamo, e noi siamo uno con lui. Quindi lui prende il nostro e lo mischia col suo, prende il suo e lo mischia col nostro. Amen. E poi, sempre qui in questo contesto,
Loro mangiano e a un certo punto c'è bisogno di un'altra soluzione soprannaturale che forse non tutti riusciamo a vedere, ma io l'ho vista e ve la voglio dare. In questo contesto Gesù parla con Pietro e gli dice: Pietro, mi ami tu? Pasci i miei agnelli. Pietro, mi ami tu? Per la seconda volta, pasci le mie pecore. E Pietro risponde: sì, ti amo, Signore. E Gesù gli dice: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. E poi di nuovo: Simone, mi ami tu? Signore, ma lo sai che io ti amo? Pasci le mie pecore. Perché Gesù, proprio in questo contesto, a Pietro, vi ricordate il punto di domanda? Che cosa devo fare adesso della mia vita, Signore? E Gesù gli dà la soluzione. È vero che ti ho chiamato pescatore di uomini, ma quei pesci che pescherai diventeranno le mie pecore e tu le dovrai pascere. Quindi da ora in poi cambi professione. Non sei più un pescatore, ma sei un pastore. Pasci. Perché Gesù ha chiesto a Pietro 3 volte mi ami tu? Perché Pietro lo ha rinnegato 3 volte. Pietro, quando hanno preso Gesù per crocifiggio, lo ha rinnegato Gesù 3 volte. E io credo che in questo contesto, prima che Pietro potesse entrare nel pieno della sua chiamata, Gesù lo ha voluto riabilitare. Sapete come ha fatto a riabilitarlo? Gli ha fatto confessare per 3 volte, mi ami tu? Sì, io ti amo. Mi ami tu? Sì, io ti amo. Mi ami tu? Sì, io ti amo. Dire 3 volte ti amo è stato come cancellare completamente dalla coscienza di Pietro il rimorso per aver rinnegato Gesù. E Gesù lo ha liberato, riabilitato e introdotto nella sua nuova chiamata, nella sua nuova unzione. Amen. Richiesta iniziale di Gesù: avete dei pesci? No. Ed ecco che Gesù dà a loro la soluzione soprannaturale. Richiesta iniziale dei discepoli: che cosa ne sarà della nostra vita? Ed ecco che Gesù gli mostra la soluzione per la loro vita. Molti di voi qui, o alcuni di voi, forse quelli un po' più avanti nella fede, che hanno già fatto dei passi di consacrazione verso il Signore, si stanno chiedendo: e adesso? Che cosa ne è della mia vita? Cosa faccio? Qual è la direzione che devo prendere? Cosa devo fare, Signore? Fermati, fai colazione con Gesù. E Lui ti mostrerà qual è il prossimo passo per la tua vita. Le soluzioni soprannaturali, ci avete fatto caso? La prima volta erano nel riposo. La seconda volta è nel riposo, è nel sedersi e nel lasciare che Dio guidi la nostra vita. Amen. Ultimo episodio, le nozze di Canaan. Giovanni capitolo 2. Versetto 8. Anzi, leggiamo un po' più avanti. Allora, siamo alle nozze di Cana, Gesù è invitato a questa festa di nozze, a un certo punto viene a mancare il vino, sua madre gli dice di provvedere a questo bisogno, lui all'inizio sembra restio, ma poi dice ai servi di andare a prendere le brocche e di riempirle di acqua. I servi ubbidiscono, vanno, riempiono le brocche di acqua e quando le portano a Gesù, Gesù dice a loro, Gesù non si mette a fare abracadabra sulle brocche, non è una magia,
Quando gli portano le brocche, lui dice: adesso portate, attingete da queste brocche e portatele al maestro della festa. E quando le portarono al maestro della festa, il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino. Ora questo maestro non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Dite, ben lo sapevano i servi? Ben lo sapevano i servi. I servi, quelli che servono Dio, sono coinvolti nel lavoro di Dio, sono coinvolti nei miracoli di Dio. Se tu vuoi servire Dio, Dio ti coinvolge nei suoi miracoli. Sono stati loro che sono andati a prendere le brocche, sono stati loro che le hanno riempite di acqua. Dio ti vuole coinvolgere nei suoi miracoli. Quindi loro ben sapevano da dove veniva quel vino, ma non lo sapeva il maestro, ma i servi lo sapevano. E Gesù dice, e il maestro dice, ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, quindi sono ubriachi, che non capiscono più niente e non si accorgerebbero mai se gli dai da bere il vino buono o il vino cattivo, dopo che tutti hanno bevuto abbondantemente, allora gli presenti il vino meno buono. Ma tu, dice il maestro della festa allo sposo, tu hai dato il vino migliore alla fine. Qual è la soluzione soprannaturale qua? Che Gesù ha mutato l'acqua in vino? Può essere. Che Gesù è interessato anche ai bisogni di due giovani sposi che si stanno sposando? Certamente. Che Gesù è interessato anche a non farci fare brutta figura con le persone, con i nostri ospiti? Anche. Ma qual è la vera soluzione soprannaturale in tutta questa storia? Vedete, qui Gesù cosa fa? Dice, almeno il maestro della festa, parla del vino migliore, del vino della fine. Gesù, entrando in questa festa di nozze e cambiando l'acqua in vino, sta simboleggiando il fatto che stavamo per entrare in un nuovo patto, che il vecchio vino era finito e che adesso stava arrivando un vino che veniva dal cielo, che non è un vino spremuta d'uva, ma è un vino buono. È il vino. Io credo di dare molto fastidio al diavolo, perché ogni volta che predico io succede di tutto e di più. È un vino dello spirito, è un vino nuovo. E Gesù stava annunciando: stiamo entrando in qualcosa di nuovo. Questo fu l'inizio dei segni. L'inizio dei segni. L'inizio dei segni. Neanche la Bibbia lo chiama miracolo, è un segno, è un segnale. È un segnale, stiamo entrando in qualche cosa di nuovo. Nessuno lo capiva in quel momento, ma noi lo possiamo capire adesso. Perché vedete, Gesù ha fatto dei miracoli, miracoli di cui vi ho parlato prima, tipo calmare la tempesta, l'ha fatto più di una volta, tipo pesca miracolosa, l'ha fatto più di una volta, moltiplicazione dei pani e dei pesci, l'ha fatto più di una volta, guarire paralitici, guarire malati, guarire ciechi, l'ha fatto più di una volta, ma questo miracolo è successo una volta sola, questo segno è successo una volta sola. Perché? Perché quando Gesù, nell'ultima cena, ha preso il pane, lo ha spezzato, ha preso il vino e lo ha dato ai suoi, ha detto: io non berrò più di questo vino finché non verrà nel regno di Dio, non verrà il regno di Dio. L'inizio dei segni, le nozze di Cana, la fine dei segni è quando noi berremo il vino nel regno di Dio. Quando noi ci siederemo a tavola con l'agnello e berremo il vino nel regno di Dio. Quando verranno celebrate le nozze dell'agnello e la sua sposa. E allora noi berremo di nuovo il vino con lui. E quello sarà l'entrata in un'altra cosa nuova, cioè nel regno del Dio che viene. La sposa e l'agnello. Questo vino
è il nuovo patto nel mio sangue. E io vi dico, ha detto Gesù, che non ne berrò più finché non sarà venuto il regno di Dio. Amen. Soluzione soprannaturale. La grazia di Dio si è estesa a tutti gli uomini. Quando Gesù ha trasformato l'acqua in vino, la grazia di Dio si è estesa a tutti gli uomini, per tutti gli uomini, su tutti gli uomini. E noi siamo entrati in un nuovo patto, in una nuova alleanza. E quel vino non solo è simbolo del sangue di Gesù versato per noi, ma è simbolo dell'unzione dello Spirito Santo. Siamo entrati in una dispensazione dove lo Spirito di Dio, che è venuto per darci la gioia, per darci abbondanza di gioia nella vita. Amen? Abbondanza di gioia nella vita. Vivere nello Spirito, vivere per lo Spirito, abbondanza di gioia. Quelle persone alle nozze di Cana hanno bevuto il vino che non era il vero vino, era un vino annacquato, non era un vino buono, non era il vino che poteva portare la vera gioia, erano ubriachi, ma Gesù proprio all'ultimo, alla fine della festa, ha dato un vino che era il migliore di tutti, perché Dio si prende cura di noi e perché si prende piacere a fare le cose bene fino alla fine, perché lui è l'alfa e lui è l'omega. Lui ha iniziato i segni con una cena, un pranzo di nozze dove ha cambiato il vino, e lui finisce la storia con un pranzo di nozze, amen, con un vino nuovo, con un vino che viene per darci gioia e gioia in abbondanza, alleluia. E la Chiesa di Gesù Cristo si deve rallegrare in questo. L'inizio dei segni e la fine è Gesù ha un vino nuovo per noi, alleluia, alleluia. Gesù ha un vino nuovo per te, il vino dello Spirito, il vino della gioia, il vino della nuova alleanza, del nuovo patto nel suo sangue. Questo vino è il nuovo patto nel mio sangue, dice Gesù. Bevetene, ubriacatevi di questo vino, non vi farà male. Non andrete in giro storti, ma vi raddrizzerà per tutta la vita. Vi rimetterà in piedi, alleluia. Vi rimetterà in sesto, bevete questo vino. Ma mi sono spiegata bene? Mi sono spiegata veramente bene? È un vino nuovo. È un vino nuovo, bella gente. È un vino nuovo. È un vino nuovo, il vino della gioia. Oh, alleluia, mi vorrei proprio ubriacare questa mattina. Io non mi sono mai ubriacata nella mia vita, non mi piace neanche il vino. Questo è succo d'uva. Perché sennò magari qualcuno va in giro storto. Però mi voglio proprio ubriacare. Voglio bere questo vino, alleluia. Ma caspita, ma ci pensate quando saremo in cielo che sarà preparata la cena lì delle nozze dell'agnello con la sua sposa? Ma sai chi è la sposa? Sei tu, eh? Siamo noi. Alleluia. Ecco perché dobbiamo essere collegati. Dobbiamo essere collegati. Dobbiamo essere collegati al cielo mentre siamo su questa terra. Questi valori eterni si comprendono col cuore. Ci vuole un cuore da fanciulli. Ci vuole un cuore semplice. Alleluia. Preparatevi a distribuire la cena, tutto il servizio d'ordine, se basta, se no aggiungete persone. Laura, pensaci tu se mancano persone. Alleluia. Cantiamo qualcosa? Ce l'avete un bel canto? Non mangiatene finché non sarà servito a tutti. Voglio dirvi le condizioni per prendere questo pane e questo vino. Per bere questo vino e per mangiare questo pane devi aver creduto col cuore che Gesù è morto per te, che è risorto dalla morte, che ti ha dato il dono della vita eterna e che tu sei nato di nuovo. Se sei nato di nuovo, se il tuo cuore è cambiato, prendi il pane e bevi il vino e ubriacati d'amore questa mattina. Ubriacati nella presenza di Dio. Alleluia.
solo sguardo al mio Re. Dice: poiché io, dice l'apostolo Paolo, ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, soluzione soprannaturale, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Questo è il mio corpo che è spezzato, mangiatelo. Il mio corpo è spezzato per voi, per darvi la vita, soluzione soprannaturale. Mangiatene. Mangiamolo tutti insieme. Lo abbiamo mangiato in memoria di Lui, per ricordarci che Lui ha dato il suo corpo a morire per noi, spezzato per noi, per dare a noi la soluzione soprannaturale. E dopo aver cenato, quindi il vino, non si beve il vino come simbolo del sangue di Gesù. Non è quello che si beve a tavola quando si mangia, ma è questo. Dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto. Questo calice è il nuovo patto. Nozze di Cana trasforma l'acqua in vino. È un segno, però più avanti vi faccio capire che cosa vuol dire. Stiamo entrando in un nuovo patto. Questo sangue, questo calice, è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga.
Noi dobbiamo ricordarci non che Lui è morto, ma dobbiamo ricordarci che Lui è morto, che è risorto e che sta tornando. Che sta tornando. Che sta tornando. E che ci aspetta un banchetto nuziale dove berremo di nuovo il vino insieme a Lui. Amen. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Bevetene tutti. Beviamo. Alleluia. Se capisci l'importanza di bere di questo sangue, di questo vino, vorrai essere sempre ubriaco di questo vino, perché è anche un simbolo della gioia dello Spirito. Non c'è gioia vera senza il sacrificio di Gesù. Non c'è una vera gioia nella vita senza il sacrificio di Gesù. Non c'è una gioia vera senza il sacrificio di Gesù Cristo. Amen. La vera gioia viene dal fatto che Lui ha versato il suo sangue e che tu, io, noi adesso siamo liberi. Alleluia. Alleluia. Alziamoci in piedi. Celebriamo. Celebriamo. Facciamo festa davanti al Signore. Alleluia. Alleluia. Facciamo festa davanti al Signore. Noi non celebriamo la sua morte, ma la sua resurrezione e il suo ritorno. Gloria a Dio. Vogliamo essere ubriachi di Spirito Santo. Vogliamo essere ubriachi di gioia. Vogliamo essere ubriachi della sua unzione. Vogliamo essere ubriachi della sua gloria. Alleluia, gli ubriachi non si ubriacano tenendo le mani dietro la schiena, ma si ubriacano alzando il calice e bevendo. Alleluia. Alleluia. Cantiamo qualcosa. Facciamo questa canzone. È lo Spirito di Dio che mi dà la libertà. Questa qui, va bene. Ce l'avete? Dai, non fare quella faccia lì, su. Insomma, è lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. È lo Spirito Santo. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Venite, ubriacatevi d'amore. Ubriacatevi della gioia del Signore, che è la nostra forza. Ci siamo? Non ci siamo. La canto io? Vado così. È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Ci dà la libertà. Ci dà la libertà. È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Gesù ci dà la libertà. Spirito. Spirito Santo. Spirito. Cuore ti dà la libertà.
che Gesù ti ha dato il calice da bere per riempirti di gioia. Meno male, per riempirti di gioia. Ma noi a volte rimaniamo così impassibili. Ah, che gioia. Che gioia. Che gioia. Alla presenza di Dio. Alleluia. È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà, ci dà la libertà, ci dà la libertà. È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà. Pensando voi, almeno penso di immaginarlo, c'è una parte che pensa: oh, ma in questa chiesa sembra che saltano, che ballano, ma non hanno altro da pensare. Un'altra parte sta pensando: caspita, mi piacerebbe mettermi a saltare, però mi sembra di avere le zavorre ai piedi. Un'altra parte sta pensando: sì, mi piacerebbe saltare e ballare, però tu non sai che problema c'ho io. Ecco, appunto, appunto. Hai un problema, che sei legato dai problemi, eh? È lo Spirito di Dio che ci dà la libertà, ci dà la libertà, ci dà la libertà. È lo Spirito di Dio che
pensate che se hanno invitato Gesù alle nozze, nessuno vorrebbe mai invitare alle proprie nozze un musone, un depresso, che seduto a tavola infonde questo clima di malinconia a tutti gli altri invitati. E Gesù ce lo fanno sempre vedere così. Ma non è vero! 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 È lo Spirito Dio che ci dà la libertà, ci dà la libertà, ci dà la libertà. È lo Spirito Dio che ci dà la libertà, Gesù ci dà la libertà. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito, Spirito Santo, Spirito. Oh, oh, oh. Sta bruciando, sta bruciando nel mio cuore. Ci dà la libertà, ci dà la libertà, ci dà la libertà. Sta bruciando nel mio cuore, ci dà la libertà. Gesù, ci dà la libertà. Spirito, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito, Spirito Santo, Spirito. Oh, 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 una cosa? Voi credete che il regno di Dio è nei vostri cuori? Lo sapete che nel regno di Dio non ci saranno più lacrime? Alleluia. Vedete, le uniche lacrime che io voglio versare sulla terra sono quelle di compassione, poi basta. Non voglio versare lacrime per me stessa, non voglio perdere tempo a leccarmi le mie ferite, non voglio versare lacrime perché non so come risolvere i problemi. Le uniche lacrime che voglio versare sono quelle di compassione. Alleluia. Gesù non ha mai versato una lacrima per se stesso. Gesù non ha mai versato una lacrima perché era sommerso dai problemi. Nel deserto, quando il diavolo l'ha tentato, non era lì che piangeva e diceva: papà, aiutami. Le uniche volte che Gesù ha pianto, quando Lazzaro è morto e quando ha pianto su Gerusalemme, sempre per compassione. Ma tu non puoi piangere di compassione se non sei forte dentro, perché la compassione distoglie gli occhi da te stesso e la mette sugli altri. E sai come devi fare per asciugare le tue lacrime? Gioire. Io ho detto sempre: quando noi gioiamo alla presenza di Dio, Lui passa e asciuga le nostre lacrime. Lui è qui e sta asciugando le lacrime di tutti voi e sta asciugando le lacrime dei nostri fratelli oggi. Questo gioire nella presenza di Dio non è mancanza di riverenza davanti al dolore degli altri, anzi, noi stiamo agendo anche per conto loro. Perché questa consolazione dello Spirito è lo Spirito che ci dà la libertà. È lo Spirito che ci dà la libertà. Questa consolazione dello Spirito deve andare anche su di loro. Amen. Perché dobbiamo essere coscienti che anche la cosa peggiore che può succedere, quella di morire, alla fine per noi è una festa. Amen. Il diavolo è uno sconfitto. Il diavolo è uno sconfitto. Il diavolo è uno sconfitto. Amen. C'era una richiesta di preghiera, me la date per favore? Dove l'ho messa? Vogliamo accordarci insieme proprio per pregare per una donna che non è credente, ma hanno chiesto preghiera per loro, per lei, per Livana, Livana di Taranto, che è in gravi condizioni fisiche, ha un'infezione all'intestino. Vogliamo pregare per lei. Noi non la conosciamo, ma rilasciamo tutta la compassione di Dio in questo momento. Padre, leviamo a te le nostre mani e le nostre preghiere.
per Livana e chiediamo un intervento soprannaturale, una soluzione soprannaturale nel suo intestino. Grazie Padre che la tua mano è stesa su di lei per guarirla, per sanarla dalla sua infermità. Ti ringraziamo Padre per l'unzione dello Spirito Santo nella sua vita, in quella stanza, per la presenza degli angeli, per una liberazione totale da questa infermità. Grazie Padre, noi la innalziamo davanti a te, ti chiediamo grazie e misericordia per la sua vita e che questo segno possa essere per lei l'inizio di un cammino per te. Grazie Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio è buono. Amen. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono.